Credo che sia importante riaffermare in questa fase proprio il ruolo delle Camere del Lavoro come luoghi che siano capaci di tenere assieme tutte le persone, a partire da chi è giovane, da chi è precario, in una logica di solidarietà molto precisa. A parlare il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, intervenendo a Chieti alla tavola rotonda organizzata in occasione dei 100 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro della CGIL Tiatina, alla presenza, tra gli altri, del segretario regionale della CGIL Carmine Ranieri, di quello provinciale Germano Di Laudo e dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. È chiaro che adesso dobbiamo fare i conti con grandi cambiamenti che ci sono stati, con una regressione dei diritti e con leggi molto sbagliate che sono state fatte, che oggi hanno reso il lavoro precario. Quindi il punto di fondo su cui noi ci battiamo è che tutte le persone che lavorano debbono avere gli stessi diritti e debbono avere le stesse tutele, che è la cosa che in realtà è stata messa in discussione in questi anni. Landini è intervenuto anche sull'avvertenza di Mercatone 1, che in Abruzzo vede coinvolti 105 dipendenti nei 3 stabilimenti di San Giovanni Tiatino, Pineto e Colonnella, attualmente in cassa integrazione fino al 31 dicembre. Ci sono stati dei ritardi e degli errori molto gravi anche da parte del governo. È evidente che per noi la partita è ancora aperta. Noi stiamo chiedendo che si torni all'orario pieno e non agli orari ridotti che erano stati legati a questa esperienza drammatica e disastrosa che si è rivelata alla fine. E poi c'è il problema di, oltre alla cassa integrazione, di non chiudere la vicenda e di ragionare non solo per Chieti ma per tutta Italia di come si dà continuità a queste esperienze. Segretario, politicamente dove sta andando questo paese? Qual è la sua analisi? Noi stiamo chiedendo di cambiare le politiche economiche e sociali di questo governo perché non stanno rispondendo alle esigenze che le persone hanno. La precarietà c'è ancora, la ripresa non c'è, abbiamo evitato per fortuna un'infrazione europea, ma c'è bisogno di cambiare. Come noto, noi la flat tax, così come l'hanno descritta fino ad oggi, non ci convince, perché per noi bisogna fare una vera riforma fiscale che abbassi le tasse a chi le paga, lavoratori dipendenti e pensionati, che combatta davvero l'evasione fiscale. L'aver fatto credere che noi saremmo un paese invaso quando in realtà siamo un paese di evasori, e quando il problema non è chiudere i porti ma il problema è evitare che i giovani italiani se ne vadano via dal nostro paese, credo che anche questa cosa debba smetterla. Salvare le vite non è un reato. E dall'altra parte basta fare campagna elettorale, ci sono i problemi delle persone che vanno affrontati e risolti.